Ragazzi, buongiorno. Oggi abbiamo un messaggio per te. Non lo so di cosa parleremo, di amore o di qualcos'altro. Ascolta, inizio di variante, vedi se io parlo di te. Quello che state ascoltando, la musica, insomma, uccellini e la campana, è un nuovo regalo che mi sono fatta per me e anche per voi. Questo è una cosa, vi faccio vedere una cosa così che suona e suonerà durante tutto il video, così riusciremo a equilibrare energie, insomma farà bene. Ok, allora andiamo. Sto pensando con quale mazzo iniziare. Forse inizieremo con questo oracolo, vediamo di cosa vogliono parlare le carte oggi. Questa carta parla di nervi, di preoccupazioni e paure. Vuole chiedere se queste preoccupazioni e paure appartengono a te. O a qualcun altro. A qualcun altro. C'è un re di spade. Fanno vedere che c'è una persona nervosa molto preoccupata. Sfinita, mi viene da dire. Un re di spade. Un re di spade è lui verso di te, così. O è la sua caratteristica? Lui verso di te, così. Quindi dobbiamo parlare di una persona, quindi un maschio, o non importa. Non importa, dobbiamo parlare oggi di una persona molto nervosa, molto arrabbiata, che c'è nella tua vita, ok? Chiediamo per quale motivo ragazza deve sapere di lui. Perché è matto? Perché siete amici? O perché qualcos'altro? Perché siete amici? Sì. Ok, nervoso, arrabbiato, amico. Ok, va bene. Quindi lui verso di te, come è messo? Tre di denaro. Voi avete qualcosa insieme, tre di denaro, o lavorate insieme, o studiate insieme, avete qualcosa, un progetto insieme, magari andate in una palestra insieme, c'è qualcosa qua. Vi faccio vedere da vicino questa carta. Vedete? Loro stanno facendo qualcosa, stanno scrivendo, disegnando una mappa insieme. Ok. Perché tu devi parlare di questo uomo? Cioè, perché ti vogliono parlare di questo uomo? Perché dice di coppe. Voi o qualcos'altro? Voi. Famiglia. Amore o famiglia? Amore o famiglia? Amore, Madonna, amore. Allora, le carte parlano di amore, che è questo uomo, quanto capisco. Chiediamo a lui verso di te. O vostro amore, vostro amore, interessante. Quindi le carte parlano di una persona sfinita, arrabbiata. Tra di voi c'è un'amicizia, qualcosa in comune. E le carte vogliono parlare di lui perché tra di voi può essere amore, famiglia, relazione. Ok, in questo momento cosa c'è tra di voi? Otto di coppe, ma otto di coppe è appeso. Potrebbe essere che tra di voi non è andata bene. O avete litigato, oppure vi siete lasciati, o siete allontanati e poi avete ripreso. Perché la carta di appeso parla di una situazione che non evolve, una situazione bloccata, ferma. Tra di voi otto di coppie, sembra come che bisogna lasciar perdere, bisogna dimenticare. Questo lasciar perdere e dimenticare dalla parte tua,
Dalla parte tua o dalla parte di lui? Dalla parte di lui. Lui lo pensa adesso? Lui lo pensa adesso o qualcos'altro? Adesso pensa, non ce la faccio più, bisogna lasciar perdere. Ok, la famiglia c'è adesso o può essere? Può essere, può essere. Tra di voi può essere una relazione, una storia di amore che porta qualcosa di vero, serio, tipo una famiglia. Potete avere una famiglia, però lui sta dicendo lascia stare, lasciamo perdere perché è molto nervoso. Chiediamo a cosa è legato il suo nervosismo? A te o a qualcos'altro? A te o a qualcos'altro? E a te e a qualcos'altro? Ok. Qualcos'altro è lui? Lui. E non solo. Ok, vediamo, prendiamo adesso vampiri e apriamo tutto ciò che dobbiamo sapere di questa persona. Allora, che cosa c'è che non va con la mia ragazza? Perché tu dici che bisogna lasciar perdere? Che cosa c'è che non va con la mia ragazza? È questa carta. Che cosa c'è che non va con te? Che tu dici che bisogna lasciar perdere? E fammi un altro motivo, terzo motivo per cui bisogna lasciare perdere. Ok. 8 di coppe. Una persona emozionale molto. Sotto sicuramente ci sono emozioni, solo che lui adesso tiene la testa fredda. Cosa c'è che non va con te? Spada. Ai ai ai, no, no. Volano le carte. È lei che con la spada. O tu pensi? Lui pensa e tu sei con la spada. Cosa lui pensa? Ok, lei la spada. Ma quello che io vedo è che lui si sente veramente molto stanco e lui dice che tu, lui non ce la fa a reggere la situazione. Reggere la situazione è te. Tu mi sei venuta regina di imperatrice con 6 di bastone, che significa che lui ti vede una molto sicura di sé, con la vittoria proprio in gamba, tutta passionale, vivace. Così, e lui è vivo cadavere, mi viene da dire. Anche se lui si sente triste, dice meglio lasciar perdere. Cosa c'è che non va con te? La stella. Stella, parliamo di altri tuoi progetti che non riguardano mia ragazza o qualcos'altro? Altri progetti che non riguardano mia ragazza. Ok. E lui cerca di isolarsi perché lui ha suoi obiettivi. Quindi la mia ragazza può ostacolare. 2 di denaro. Vedi, allora, adesso lui ha un obiettivo, un carro, un grande obiettivo, un sogno. Potrebbe essere un viaggio o viaggio in senso metaforico. Qualcosa lui ce l'ha, ok? Lui aspetta. E lui sta dicendo che siccome c'è questo viaggio, no, lui non ce la fa fare 2 cose contemporaneamente, quindi bisogna allontanare da te. Meglio lasciamo perdere oppure lasciamo tutto così com'è, perché io tutte e 2 cose non riesco a fare. Terza cosa, vediamo. Terza cosa, sole. Il sole è il tuo egoismo? Chiediamo, questo sole sei te? Lei? O qualcos'altro? Lui, egoismo. E anche 9 di coppe. Il suo egoismo. Lui adesso non pensa a amore, a queste cose. Lui adesso pensa a stare bene, a essere felice. Cosa ti serve per essere felice?
Tre di denaro, lavoro. Tre di denaro, lavoro e riposo. Quindi lui non ha risorse, questo uomo è stanco. L'unica cosa che lui può permettere a se stesso è lavorare e riposare. Dice, ho bisogno di riposare. Ok, questo significa che tu metti in pausa la ragazza oppure tu la vuoi proprio... che cos'è? Sette di coppe. Chance, ci sono tantissime chance. E lei ce l'ha? Tu ce l'hai? O qualcos'altro? Lei ce l'ha, ma è un pessimista. Lui pensa che davanti a te, cioè nella tua vita, cioè lui pensa che tu vivi una vita molto abbondante. Cioè sei abbondante. C'è abbondanza nella tua vita. Io penso che devo aprire la luce perché non si vede niente. Ecco, solo adesso ho capito che, perché non avevo acceso la luce qua che metto sempre. Allora, questo ragazzo dice che nella tua vita c'è abbondanza e che tu hai tante chance e tu hai sempre qualcosa da fare, tu sai organizzare molto bene tutto. Lui non ce l'ha queste forze, non ce l'ha queste risorse. E di conseguenza lui ti sta un po' rinunciando, sacrificando, diciamo, perché lui è molto stanco, ha i suoi obiettivi e ha bisogno solo di lavorare, dormire, riposare e basta. Io gli chiedo se, cosa significa questo, che lui ti vuole lasciare perdere e lui mi sta dicendo che tu ce l'hai tante chance, tante prospettive, tanti varianti, tipo come che... oh, lei sicuramente avrà cose da fare. Non è che lei starà lì a pensare a me. Lei, guardate quanto, sette di coppe, tipo, guarda, è bianco, è nero, è arancione, è viola, è blu, tutto, scegli, insomma. Scegli quale colore vuoi, quale uomo vuoi o quale attività vuoi, insomma. Tu hai tante, tante porte davanti. Ok, io chiedo alle carte come si può descrivere questa persona, un pessimista, un stanco o un indifferente? 10 di denaro, regina di spade. Lui, lei, qualcos'altro. Lui e lei. Energia fredda. La sua vuole. Guarda, lui cerca di mantenere calma perché se lui perde controllo entrerà in dipendenza con te, entrerà nel diavolo. Ora chiediamo cosa succederà di brutto se lui entrerà in diavolo, ma si vede molto bene che questo uomo capisce che se lui avrà con te un rapporto, qualcosa insieme con te, entrerete in diavolo. Sarà molto caldo, impegnativo però. Il diavolo è quando tu poi non ce la fai staccare, quando tu perdi completamente i sensi. Perdi la testa e nessuno ti può fermare, insomma. Lui, siccome non ce l'ha energia adesso, per lui è una cosa che lui vorrebbe evitare. Cosa di brutto potrebbe succedere se tu entri in questo diavolo con la mia ragazza? 5 di bastone, conflitto, conflitto con lei o un casino? Casino, vede, temperanza mi dà. Lui ha bisogno di serenità. Adesso, in questo momento, vuole essere sereno. Veramente stanco, si vede stanco questo uomo. E con te sarà qua la follia, sarà tutto. Ora vuole aprire questo diavolo. Non vuole incasinarsi adesso. Questo sta dicendo. Aprimi diavolo. Re di bastoni, sei tu? E cos'altro? Apri. Fuoco. Aspettare.
Quello che io capisco è che lui ha una grandissima attrazione fisica per te e voi tutti e due, secondo me, avete questa grandissima attrazione fisica. Il diavolo mi ha aperto con Re di Bastoni che parla proprio di fuochi d'artificio, passione, voglia di fare tutto e di più. Solo che lui adesso in questo momento non sa cosa darti, non può darti quello che vorrebbe darti e di conseguenza a lui servirebbe risolvere una cosa sua. Ha bisogno di trasformare la sua vita e mettere un po'. Ha bisogno di avere la stabilità nella sua vita, ok? Vuole vedere adesso se noi non guardiamo te, guardiamo solo la sua vita, voglio chiedere cosa succede nella sua vita, dove è questo casino? Prendiamo un altro mazzo, prendiamo questo. Dove c'è questo casino nella sua vita? Lui, regina di questo. Ok, adesso lui prende la posizione più femminile, è molto capriccioso e insoddisfatto. Insoddisfatto e capriccioso. E sta mettendo tutte le sue forze nel lavoro e in progetti, in questi progetti ci sono anche altre persone. Ora, secondo me questi progetti sono progetti creativi. Ho un progetto creativo. E adesso lui ha bisogno di un po' di relax, mi viene da dire. Sì, la giustizia. 5 di spade, forza, 10 di coppe, Io volevo controllare se questa energia è energia di voi. Sì, voi. Io ti posso dire che lui, ecco anche qua, lui ha tanti sogni e desideri anche legati con te, però sembra che ti sta rimandando a dopo. Mi sta facendo vedere proprio che vorrebbe avere una famiglia con te. Però per avere famiglia con te lui deve risolvere una sua situazione. Ok, prendiamo adesso tutti i carti e andiamo a vedere cosa tu devi ancora sapere. Campana ce l'ha diverse musichine, posso cambiare, guardate. Oh. Questo però fa venire voglia di fare la pipì. Va bene. Se a dormire con questa finirà male. Sentite, no? C'è scorre l'acqua. È pericolosa questa parte.
Io quando ero bambina abbiamo fatto questo esperimento. Ora non mi ricordo con chi. Qualcuno dormiva e abbiamo fatto questo acqua per vedere se si farà la pipì. Ed è successo. Si è fatto la pipì a letto. Eravamo ragazzini. Ok, cosa deve ancora sapere? No, volevo chiedere con questo mazzo. Qua bisogna capire, qualcuno qua si sente misero, insicuro e dubita tanto su di se stesso. Questo qualcuno sei te? Qualcun altro. Questo qualcun altro è una persona o una sfera? Una persona. C'è una persona che dubita. E si sente misera. Questa persona che dubita si sente misera. È la stessa persona che abbiamo visto prima? No, qualcun altro. Qualcuno altro, sono le persone in generale, parlando della tua vita? No, qualcun altro. Chi? Una donna, vediamo chi è questa donna. È una donna. Una donna si sente misera e insicura. Questa donna è una tua amica? O perché ho visto le carte di rivale, 5 di denaro, 5 di bastone. È una tua amica o una tua rivale? Una tua amica è interessante. Una tua amica, quindi amica amica o semplicemente tu la conosci? Tu la conosci, sì, tu la conosci. Lei si sente misera e insicura. L'attore è successo tra di voi? L'imperatore è un uomo? Infatti, io sentivo che questa è la rivalità, rivale. Una donna si sente insicura, una donna con quale tu hai qualcosa a che fare. O questa donna è una. Ora voglio chiedere, questa donna può essere. Cioè, può essere che parliamo di un uomo in comune, in mezzo? Sì, giustizia, sì, un uomo. Questo uomo sta con lei? Sì, sta con lei. E tu che c'entri? Le mie ragazze che c'entra? Re di bastone. Quindi lui verso la mia ragazza? È la sua paura? Non è la sua paura. Uomini in generale? In generale, allora io non so chi è. Mi fanno vedere una donna che si sente molto misera e insicura. E qui parliamo di uomo o uomini. C'è una questione di un uomo e poi anche uomini. Non so, lei ce l'ha la rivalità con te, per uomini. Per uomini, perché tu devi sapere questo messaggio? Perché 9 di spade? Perché ansia, preoccupazione? La mia ragazza o quella donna? Quella donna si preoccupa tanto, sta in ansia e soffre, insomma. Cosa ha fatto mia ragazza per farla soffrire?
fatto desiderio. Ha acceso desiderio a lei o qualcos'altro? Sì, tu hai acceso desiderio in qualcuno. Chi è questo qualcuno? Fatemelo vedere. Chi è questo qualcuno? Due di coppe. Lei sta osservando, dubita. Ah, è un suo potenziale partner, qualcuno? Cos'altro? No. Vostro? No, no, triangolo, ragazzi. Io non riesco a identificare la persona, ma mi fanno vedere una donna che soffre tanto. Lei osserva, lei sente, forse lei è anche molto intuitiva. Perché lei sta guardando la luna, sembra come che o lei ha delle intuizioni, o lei fa le carte, o non so cosa lei fa, ma a lei arrivano informazioni e lei ha tanta paura e si sente misera, lei ha paura di te. Io voglio chiedere se questa donna è legata a quell'uomo che abbiamo visto prima. Sì, no. Sì, no, sì, è venuto anche Re di Denaro. Sì, legato a quell'uomo. E questa donna per lui chi è? Morte. E tra di loro c'è stato prima qualcosa, c'era sentimento, però adesso. Loro sono molto lontani uno dall'altro, c'è la trasformazione, qualcosa è successo, qualcosa è cambiato, sono molto lontani. Tra di loro adesso c'è qualcosa, ma molto, in modo molto superficiale, qualcosa, non so, un lavoro, un qualcosa, non so, ce l'hanno da fare, si devono incrociare, però. E di cosa lei ha paura così tanto ora parlando di mia ragazza? È di lei proprio ha paura. Sì, proprio di te ha paura. Tu mi vieni sempre regina di spade. È una donna super intelligente, razionale, fredda, oppure tu sei ex per questo uomo. Regina di spade può parlare anche di ex. Lei ha paura di te. Cosa tu, secondo lei, cosa tu potresti fare? 4 di denaro. Diavolo, quello che guardate come sincroniche le carte, quello che aveva detto uomo nostro all'inizio, che tu puoi fare, cioè, che lui si deve controllare, altrimenti sarà diavolo. E anche lei dice la stessa cosa, che tu puoi fare il diavolo. La dipendenza, follia. Cioè, lei ha paura che quell'uomo scoppia, perde il controllo e che, non lo so, tu sei molto pericolosa. E con questo diavolo che lei non potrà più. Cioè, lei ha paura del tuo potere. E della tua influenza nei confronti di questo uomo. Chiediamo se è solo uomo o anche in generale. Solo quell'uomo o anche altri uomini qualcosa? Anche altri uomini abbiamo visto, no? Boh, interessante. E che c'entrano altri uomini? Imperatrice, sei tipo mia ragazza, sì, sole. Lei ti odia, guarda. Lei non solo si sente in competizione con te, ma vedi 5 di spade e tu tipo sole imperatrice, tu sei famosa, spettacolare, ma questa cosa diceva anche lui prima, non è che è solo lei, cioè, significa che è vero, tu sei calda, sorridente, solare. Accesa, famosa, popolare, non so come ancora ti posso dire. Tu hai tutto a posto, insomma, abbondanza. E lei ti odia per quello. E lei si sente insicura, fragile e ha paura anche per questo uomo e anche in generale lei si mette in competizione con te e ti odia, insomma, questo.
che dobbiamo fare? E tu che per te consiglio, magari può essere pericolosa questa ragazza? Chiediamo un attimo. E per te, ragazza mia, cosa consiglio? Due di bastone. Aspetta. Ma non c'è consiglio, guarda, due donne. E la strada. Lui parlava di strada, questa strada veramente deve essere, ci sarà questa strada e dopo questa strada qualcosa succede. Quello che succede è che aspetta buone notizie, sarai felice. Due di bastone, sette spade, uno di coppe, proprio sta arrivando la felicità, sarai molto contenta. Vediamo chi ti porterà questa felicità. 5 di denaro. Si riempie il buco, c'era un spazio, c'era vuoto, c'era sensazione di perdita e adesso noi con 10 di coppe riempiamo questo buco. Sarai semplicemente felice, ti sentirai in armonia, ti sentirai contenta. 3 di spade, 10 di bastone. Che cosa? Oi. E anche temperanza sotto. Ma io vedo che qua c'è un macello di persone. Tu sarai felice, ma altri no, no. Qualcun altro non sarà felice. Vedo grandi cambiamenti attraverso la tristezza di qualcun altro, qualcuno, magari quella ragazza. Re di coppe. Appeso, e questo uomo è in appeso. La morte, regina di spade, questa sei te, la torre, re di spade. Dalla parte di lui. Sì, dalla parte di lui. Ma non lo so, non vedo io bene qua, vedo solo che non è la fine, che qua sarà il procedimento, sarai contenta, ci sarà saprai, cioè anche se ti spaventerai, non solo saprai, ti spaventerai anche da quello che succederà, ma sarai spaventata, però sarai contenta. Sì, un po' di stress sarà anche stress. Ma parlando di questa persona, sempre di quella persona, vediamo un consiglio con dove stanno questi angeli? Angeli, dove stanno? Eccoli. Mi sono anche alzata per trovare un consiglio per te. Riconciliazione. Qualcuno della vita precedente, oddio, qualcuno della vita precedente ritornerà nella tua vita, non ci posso credere. C'è troppa attrazione chimica tra di voi, troppa. E smetti di controllarti, buttati, oddio, fa paura questa cosa. Buttati! In modo metaforico, ovviamente. Io ho finito questa stesa, raccontate come vi siete trovati, i migranti non trovano pace. E io vi saluto. Ciao ciao!